Sì, rompo il ghiaccio e metto un po' insieme i pezzi. Chiaramente quello che ho visto si riflette anche nell'esperienza delle aziende che ho vissuto, in particolare l'ultima, a partire dalla, se vogliamo, dalla spaccatura di generazioni. Un trend che abbiamo visto, il Covid ha un po' accelerato, perché è chiaro che i 2 anni di pandemia spinta, e quindi avere 2 anni di isolamento e anche paura per la salute propria e dei propri familiari, ha portato ciascuno di noi a rimettere in discussione il peso del lavoro, no, rispetto al resto della vita. Chiaramente le generazioni lo vivono in modo diverso in base ai valori che le caratterizzano, quindi abbiamo un po' anche la mia generazione. Io generalizzo dicendo i nati prima del 1980 che lavorano per l'azienda, come è stato detto questa mattina, no? For the company, magari si riassestano, e qui c'è il tema del quiet quitting, di cui magari parleremo, ma continuano ad essere fedeli perché provano un certo senso di riconoscenza, no? Per il fatto di lavorare magari per una grande organizzazione, avere un lavoro. Abbiamo il resto del mondo che non dà per niente questo per scontato, quindi chiude un ciclo, se ha un'opportunità migliore va. Questo accelerato anche dalla digitalizzazione, che rende le opportunità di lavoro in realtà molto più accessibili, soprattutto per determinate professionalità. E quindi io quello che dico ai miei colleghi e ai manager: non rimaneteci male se una persona ci lascia dopo 3 anni, è fisiologico. Quello che dobbiamo fare come azienda è capire come facciamo, uno, se vogliamo ad allungare questo ciclo di vita, due, a fare in modo che per il tempo in cui i colleghi rimangono con noi si sono espressi al meglio e hanno quindi contribuito nel meglio delle loro possibilità ai loro obiettivi personali, ma poi alla fine agli obiettivi aziendali. E credo che questo si colleghi bene con quello che diremo. Assolutamente. Adesso andiamo attraverso velocemente alcune documentazioni che ci ha già illustrato in parte Kate questa mattina, che appunto derivano da Global Talent Trends. Mi soffermerei soprattutto sul numero di osservazioni. Abbiamo richiesto a 10.900 dipendenti di fornirci la loro lista, no? E lo anticipo perché poi in realtà vorrei guidarvi il fil rouge all'interno di questa discussione, di questa, insomma, cercheremo di tenere breve, e sono l'essere umano come rotondità, quindi human centric, il benefit, non solo più, e lo anticipo, no, in modo tale che ci andremo attraverso, non solo più come un, beh, ho delle opportunità fiscali e quindi lo utilizzo, è il ricordarci sostanzialmente che l'essere umano è guidato soprattutto da quei sentimenti che tendenzialmente, cioè nel medio-lungo termine, che tendenzialmente hanno un impatto sulla propria persona e sulla propria vita, che molte volte, anzi, molto più spesso sta diventando quella fuori dall'ambiente del lavoro. Io faccio sempre un esempio: quando ho lasciato un'azienda nel quale, insomma, ho rimasto il cuore, il mio bimbo mi disse: ma mamma, ma quindi non c'è più Natale bimbi, no? Questo andava al di là dell'autovettura aziendale, andava al di là del riconoscimento personale, perché avevo portato a casa mia quello che la mia azienda stava offrendo. Quindi vi volevo lanciare queste 3 pilloline, perché così adesso andiamo attraverso il documento, no? E vediamo cos'è che è emerso. È emerso sostanzialmente cosa che vogliono le persone oggi, si sta evolvendo, no? E ci focalizzeremo soprattutto, ripeto, grazie a Francesco e grazie a Silvia, ai need del well-being, che sono diversi da quelle che sono ormai il welfare, no? Insomma, prima ci focalizzavamo sul welfare, adesso it's not enough anymore. E come possiamo, torniamo appunto al tema, come possiamo soddisfare i need con un tema di scelta, connessione, contribuzione, e toccando quello che è il tema umano. Faremo un approfondimento anche per capire quali sono, come sono percepiti questi benefit che vengono forniti in larga parte delle aziende, ma come vengono utilizzati, insomma, qual è l'impatto che c'è sul quotidiano delle famiglie che sono rappresentate dalla nostra forza lavoro. Bene, qualche dato. Perché gli impiegati rimangono e scelgono di rimanere in una nostra azienda? È salito dal 19° posto, l'abbiamo vista poco fa questa slide, al 5° il vacation time off policies. Ritorniamo sulla sfera differente dell'essere umano, che non è più il lavoratore, non è più professionista, non è solo più questo. Così come cresce il tema della brand reputation organization. Perché lo colleghiamo? Lo colleghiamo perché non possono essere disconnesse da un punto di vista valoriale le policy che io metto in atto e che agisco rispetto a quella che la mia azienda dichiara e vive. Sì.
se posso integrare. Ah, grazie. Cosa c'è? Oltre al tema dell'equilibrio vita-lavoro, no? Il benessere 360 gradi che accennavi, cos'altro abbiamo imparato noi in questi due anni? Che in realtà possiamo lavorare molto bene anche da casa, no? Quindi, e che però a volte anche lavorare da casa e lavorare sempre connessi crea un sovraccarico digitale. Quindi queste sono due cose su cui oggi, secondo me, i dipendenti non vogliono più molti compromessi. E quindi come azienda ci dobbiamo adattare, rendendo, e questa è la vera sfida, il lavoro ibrido un lavoro efficace, massimizzando il potenziale, no? Di quello che può essere fatto da casa e di quello che può essere fatto in ufficio. Questo è un capitolo molto ben definito. Ma il secondo aspetto, che riguarda sempre la sfida del benessere, è che poi possiamo offrire qualsiasi tipo di pacchetto di welfare o di servizi o di opportunità defiscalizzate. Ma se il collega non vive questo caring, questa attenzione nella quotidianità, non lo tratteremo, no? Tratterremo. Io non posso dirlo, una mia R, quindi le ho lasciate da qualcun altro. E quindi che cosa vuol dire? Che secondo me il welfare e il well-being partono dalla quotidianità, da quello che il collega vive tutti i giorni, e quindi passa dalla leadership e ancora più nello specifico passa dalle qualità dei responsabili di team. Oggi sia il lavoro ibrido, sia il tema del benessere sono reali, sono autentici solo se si esplicano attraverso la figura, il nucleo del team e la figura del team leader. E quindi delle caratteristiche di cui prima si parlava e qualcuno poteva ritenere un po' naif, ma adesso sono assolutamente attuali. Il tema dell'empatia e dell'ascolto. Nel lavoro ibrido, se i manager non hanno la volontà e non fanno lo sforzo di capire come stanno veramente i colleghi, come facciamo a capire chi sta andando alla deriva, chi si sta isolando, chi si sta allontanando? Se non riescono davvero, no, a esplicitare quello che si aspettano per obiettivi, come fanno a coinvolgere i colleghi in quello che accade, a prescindere da come sono? Come fanno a coinvolgerli noi, a legarli, a farli lavorare con l'azienda al posto che per l'azienda, che è quello che dicevamo prima? Quindi c'è un tema, secondo me, ovviamente di flessibilità che va esercitata bene, ma fondamentale di leadership, che secondo me è un presupposto di coerenza organizzativa. Assolutamente, che è il tema appunto della deputation che vediamo, no? In periodi di smart working, intercettare questo tipo di esigenze è ancora un po' più delicato, un po' più complicato. Essendoci la quotidianità della frequentazione, è un tema che va tutto in giusta evidenza. E infatti abbiamo toccato, è stato toccato anche stamattina, in parte lo vedremo, no? Da un lato c'è questa necessità di flessibilità, questo grande desiderio di poter lavorare da dove si desidera, ma di avere la scelta di poter continuare ad avere questa social connection, quindi di avere la scelta di poter continuare a tornare in ufficio per poter interagire con diverse tipologie di colleghi, senza poi, cioè, non tocco poi il tema, come dire, sicuramente con una mastery che Ravin ci ha mostrato stamattina sul tema invece proprio della, come dire, di queste connessioni lavorative tali per cui si può entrare e uscire da diverse dinamiche di progetto, però c'è questo need sociale molto forte. Quindi da un lato, ed è questo che torniamo sul tema dell'essere umano a 360 gradi con le diverse sfaccettature che può avere, ci deve essere la flessibilità fornita dall'azienda e la scelta del singolo di potersi in qualche modo tarare e gestire rispetto al social lead che ritrova. Un altro elemento che volevamo toccare qua era come è emerso una delle motivazioni per cui un dipendente potrebbe, come dire, reputare non necessario un pay increase. Tralasciamo assolutamente la tematica magistralmente affrontata da Renato Dorducci, ma sicuramente interessante il fatto che potrei, come dire, scambiare parte del pay increase per un fully flexible compress work schedule o un ability to work from anywhere, additional well-being benefits for me and my family. Pazzesco. Però ci soffermavamo quando ragionavamo su questo. Non significa che non investo, significa che inizio a guardare il mio funding pool con un'ottica diversa e lo inizio a allocare su quel ritorno di investimento che va a toccare quella parte core dell'essere umano di cui ci parlavamo prima. Quindi non significa che io tolgo dal mio pool quella componente che avrei allocato agli eventuali increase salariali, ma che la alloco magari andando a coprire quelle parti che non sono invece defiscalizzate rispetto al mio contratto collettivo, rispetto al sistema paese Italia, no?
mi ritrovo. Cioè, non vuol dire certo che paghiamo meno le persone perché diamo un prezzo alla flessibilità, perché tanto le persone vanno pagate per le competenze che hanno e l'output che generano, ma sicuramente vuol dire che probabilmente abbiamo bisogno di meno risorse economiche, se vogliamo, per attrarle, fermo il mercato drogato di alcune competenze, no? E quindi il punto è, da azienda, nel lungo termine, come reinvestiamo questa parte? Mi trovo molto. Allora, quindi ci spostiamo quindi nell'ottica del well-being. Nell'ottica del well-being, sostanzialmente ci stiamo dicendo che è la seconda iniziativa, che i nostri executive, non sta parlando di quei 10.000, l'analisi era splittata tra fasce di segmentazione di popolazione. I nostri executive ritengono che questo potrebbe ritornare un più grande ritorno di investimento nei prossimi 2 anni. Francesco, su questo possiamo anche ragionare di conseguenza del perché. Qual è l'azienda che gli employee sono archived to be in? L'azienda di cui si occupa del loro physical well-being, dell'emotional well-being, dei social need di cui abbiamo anticipato poco fa, e soprattutto anche, che non abbiamo toccato, del mio financial well-being, che non significa solo la parte familiare, ma un'ottica molto specifica. C'è un tema importantissimo in Italia che in qualche maniera è ancora demandato al dipendente, cioè l'azienda non si prende la delega per gestire questa cosa qua, perché ci sono degli attori nell'ambito sociale che lo fanno per conto suo, e dell'ambito previdenziale. Noi abbiamo avuto nel 96 una riforma importante nell'ambito previdenziale con cui ci dobbiamo confrontare, abbiamo le prime generazioni che stanno arrivando a quel tipo di valutazioni concrete, perché stanno arrivando con l'ottica lì, col sistema che è in vigore adesso, a dover affrontare delle capacità di spesa che vengono ridimensionate nel momento in cui ci si prospetta l'età pensionabile, però non c'è da parte dell'azienda l'assunzione di questo tipo di responsabilità, viene ancora un po' demandata alle parti sociali piuttosto che al singolo dipendente. Questo è un aspetto che probabilmente va allargato e verrà senz'altro approfondito. Sicuramente poi l'altro focus fondamentale, su cui magari Silvia chiederei anche la tua opinione, è tutto il tema del mental health. Sì, allora, se posso fare solamente un leggerissimo passo indietro, ma atterro lì, approccio olistico, ecco, è un po' quello che dicevamo prima, da un concetto di welfare molto tradizionale, no, di servizi a scaffale, che rimane comunque un po' la base, si evolve, no? Si passa a un concetto di well-being molto più esteso, si passa a un tema di sicurezza psicologica, e il tema è come coprire, come intercettare e soddisfare i bisogni unici che i colleghi hanno, no? Rispetto al valore più grande, che è quello dell'inclusione. In questo contesto, era in questo contesto che mi faceva piacere portare degli esempi un po' coraggiosi, no? Di qualcosa che abbiamo fatto, no? E nelle varie dimensioni, sicuramente rispetto al tema della sicurezza finanziaria, che è straimportante, e secondo me le aziende che riescono a mettere in campo dei sportelli, comunque dei sistemi di supporto, soprattutto in un momento che non sarà facile, vinceranno. Pensiamo che adesso, ragazzi, i nostri dipendenti, così come i nostri clienti, dovranno fare davvero i conti con il loro bilancio familiare. E qualcuno di loro potrà avere dei problemi seri, no? Quindi, per esempio, in ING avevamo aperto questo sportello di ascolto per i colleghi che avessero avuto problemi finanziari, no? Cito veramente degli esempi un po'... No, ma grazie, Silvia, di questo, no? Ci interessa anche rispetto alla tua esperienza più 360 grazie. Gradi. Cito dei esempi un po' coraggiosi, poi magari qualcuno ne ha di altri e mi sarebbe, cioè, mi interesserebbe anche saperli, ma ad esempio Vodafone ha congedi parentali retribuiti 8 settimane anche in caso di adozione per entrambi i partner, o anche in caso di maternità surrogata, no? Quindi andando anche oltre quello che è il contesto nazionale, piuttosto che un supporto sulla violenza, uno sportello per la violenza domestica, addirittura un programma di supporto per la menopausa, ok? Ci sono state anche delle iniziative di ascolto e di counseling per i genitori di figli LGBT+. Come gestire l'outing dei propri figli, no? Non è scontato. E, ma anche nell'ambito del benessere dello spirito, e anche qua un'iniziativa, ce ne possono essere tante altre,
quindi lo dico in premessa, ma per esempio ogni 3 mesi tutta Vodafone nel mondo si ferma un giorno e le squadre si incontrano per fare attività che non sono professionali, ma riguardano charity, convivialità, socialità. E poi c'è la sfera importantissima che è quella della salute mentale, in cui l'Italia trovo che sia un po' indietro in termini di apertura. E quindi sicuramente il Covid ha accelerato il tema, qua me lo confermerai tu Francesco, del supporto psicologico. E una cosa che facciamo è dedicare una settimana all'anno, al di là dell'offrire supporto psicologico, dedicarla proprio alla promozione dei temi di salute mentale. E proprio la chiamiamo la settimana della salute mentale, perché è una componente essenziale del benessere. Ma l'assunto è quello, se i nostri dipendenti non stanno bene con se stessi, non potranno generare valore reale e sostenibile in azienda. Questo è un po' il paradigma che diciamo. Flash su quello che diremo dopo, dal 2019 al 2022 abbiamo visto un aumento delle spese dedicate alla gestione della salute mentale del 370%, perché non c'è nessun altro ambito che sia esploso in una maniera così, così rilevante. Assolutamente, questo è importante perché poi andiamo attraverso, ritornando un po' al tema del benessere a 360 gradi del nostro human being, di quelli che sono effettivamente le 4 dimensioni del benessere, no? E su questo Francesco io ti chiederei di portarci un po' la tua vista per poi, insieme anche a quella di Silvia, per poi entrare un po' anche nei numeri e vedere, come dicevi tu, cos'è che viene utilizzato poi in concreto. Allora, nell'andare a declinare un pochettino quelle che sono le dimensioni con cui la popolazione che seguiamo si confronta, ci sono 3 ordini di priorità che fanno riferimento al concetto di salute, a quello di famiglia e a quello di situazione finanziaria, quindi lavoro e tutto quello che ne deriva. Normalmente in questa gerarchia vengono proposte e in questa gerarchia vengono valutate, e più o meno a livello mondiale devo dire che abbiamo avuto riscontri relativamente all'ordine di priorità. Appunto. Per andare a declinare questo tipo di situazione con delle soluzioni che poi siano applicabili, abbiamo valutato le 4 dimensioni che riportiamo, cioè la parte di physical e mental health, che tendenzialmente possono essere portate sotto un altro cappello, e poi c'è quello del financial health e del social health. Anche qua la situazione è abbastanza particolare, nel senso che quello che è afferente alla gestione sanitaria delle persone in un mercato come l'Italia, vediamo un aumento esponenziale dell'utilizzo. Quest'anno abbiamo avuto un aumento dell'utilizzo delle coperture sanitarie nell'ordine del 30%. Il 30% perché? Perché c'è stato una serie di fattori che si sono incrociati. Come c'è la tempesta perfetta, c'è sempre l'allineamento di pianeta, non c'è niente da fare. Per cui cosa è successo? La gente è uscita fuori dal periodo del Covid, quindi tutto quello che aveva lasciato un po' indietro, perché frequentare le strutture sanitarie era complicato, e corsa a farlo, per cui c'è questo impatto. C'è un arretramento dell'offerta del sistema sanitario nazionale, oggettiva. Noi abbiamo un altro fattore che stiamo registrando in maniera importante, è una corsa agli investimenti da parte dei fondi stranieri sulle strutture cliniche in Italia. Abbiamo un aumento di questo tipo di situazioni impressionante, vuol dire che c'è un settore diffuso della possibilità di business che viene vista in questa prospettiva. Dicevo prima il tema del mental health, anche qua è stato un crescendo entusiasmante da un certo punto di vista, perché quelle aziende che hanno messo a disposizione delle soluzioni le hanno viste utilizzare in maniera molto importante. Dicevo 370% come utilizzo, ma siamo oltre al 400% come ordine di spesa, per cui c'è un ricordo massivo, e le cure psicoterapeutiche sono quelle che vengono più utilizzate, per cui c'è un ricorso concreto. Sul tema del financial health, un tema di cultura, nel senso che non c'è un meccanismo di educazione che porta la popolazione ad essere educata in un ambito di questo tipo qua. Un aspetto che risulterà abbastanza interessante vedremo dopo. Noi abbiamo 2 dimensioni di analisi, quello relativo alle spese sanitarie, perché abbiamo delle coperture che sono dedicate a questo, che poi ve conoscete, e quello dei flexible benefit, dove invece è molto interessante per noi, perché c'è una maggiore libertà dal punto di vista del ricorso a questo tipo di soluzioni, nel senso che il singolo può scegliere dove attingere in larga parte, con i limiti di legge naturalmente, ma questo è rilevante. E anche qua, confrontando le varie fasce di età sull'utilizzo del flexible benefit, potremmo vedere che le 2 voci più interessate sono la parte di rimborso sanitario, quello c'è sempre ed è molto importante, e l'altra sulle fasce di età un po' più alte, relativamente all'educazione dei familiari, perché da 35 a 55 anni siamo in una generazione che ha figli, e quindi quel tipo di spese lì risultano meno utilizzate. Notiamo la parte previdenziale, che è più utilizzata dalla fascia più in basso e quella più in alto,
quindi chi è vicino all'età pensionabile ci pensa e ci lavora, per fortuna mi viene da dire anche i giovani cominciano a pensare. C'è purtroppo un gap generazionale che registriamo nelle fasce di mezzo che non sono così attente. Qui è qui che secondo me dovrebbe esserci un impegno da parte del mondo dell'impresa in Italia a fare uno sforzo per andare ad avvicinare quelle generazioni ad una tematica che è sempre più contingente ed è molto importante, perché saranno quelle generazioni lì che andranno ad affrontare questo tipo di problematiche nel giro di una ventina d'anni. Quello, guardando questi dati, no? Poi poco fa siamo andati attraverso a Silvia Francesco, quello che mi aveva colpito era che la fascia di età 20-34, al di là di quello che è assistenza familiari e il relativo rimborso, attinge un po' tutto, no? Quindi cos'è che osserviamo? Perché se ci spostiamo un pochino sul tema del qual è la popolazione principale che, come dire, rassegna le dimissioni e sono quelli che io chiamo la generazione Netflix, mi piace tantissimo continuare a chiamarli così perché tutti secondo me noi ci ritroviamo. Accendiamo Netflix, inizio a guardare una serie, dopo 3 minuti mi sono già annoiata, flippo e vado a cercarne un'altra, per poi consapevole che io là ci posso ritornare, no? Poi se mi piace, faccio salta intro, subito. Cosa vuol dire? Che è lo stesso fenomeno che noi vediamo all'interno dell'azienda, su cui ci stiamo in qualche maniera confrontando sempre di più. C'è una fascia generazionale che ha voglia di continuare a cambiare, a fare shaping, che è curiosa di vedere diverse tematiche, vuole essere, come dire, sfidata sotto tanti punti di vista, vuole essere messa a frutto, che è diversa dall'essere sfruttata. E non sono più, non tollerano più, come dire, una dedizione al lavoro che è totale, ma vogliono che le loro sfaccettature vengano accolte dall'azienda e che vengano rispettate. E lo vediamo da questa scelta qua. Roberta, guarda quanta attenzione c'è in quella linea più bassa. Esatto. Perché vuol dire che ci entrano, capiscono a cosa serve, lo utilizzano in maniera selettiva e attenta. E la cosa importante anche da rilevare è che mediamente su base nazionale c'è accesso a questo tipo di soluzioni nell'ordine del 30% delle aziende, per cui c'è ancora una fascia importante da andare a coinvolgere in questi ambiti. Quindi magari adesso non ho ben idea del tempo, però vorrei chiedere un pochino a Silvia di fare appunto un po' una sua vista rispetto a quello che abbiamo visto e quindi magari quale può essere lo spunto anche per le aziende, no? Di soffermarsi un pochino su questo. Sì. Intanto vediamo questa dinamica anche all'interno della nostra azienda e ripeto quello che è stato detto, credo che il tema della sicurezza finanziaria e il tema della salute mentale siano due ambiti da esplorare. La riga più bassa mi fa riflettere sull'importanza dell'ascolto, perché non dobbiamo, diciamo, fare l'errore di interpretare i bisogni, no? Quindi una chiave, un strumento che abbiamo per poter gestire al meglio questa fascia, che poi è quella col turnover più alto, è proprio di ascoltare e cercare di capire costantemente, ma anche nella fase di vita personale e professionale, come questi bisogni evolvono e quindi avere un sistema interno che possa adattarsi velocemente. Questa è l'unica conclusione che dico a me stessa e che sento di condividere. Grazie. Grazie. Grazie mille. Vi lasciamo per qualcosa delle vostre domande e speriamo che appunto sia stato un momento di riflessione. No? Il tema dei benefit è sempre un po'... Tutti ne fanno, dicono io ho sempre tutto a posto. Ecco, appunto, l'ascolto di cui ci parlava Silvia e soprattutto l'idea di pensare che siamo fatti da tante sfaccettature e non è dato per scontato che quello che offriamo basti e basti in quel momento. No, cioè, la stessa fluidità di cui ci hanno parlato dobbiamo metterci un po' in campo anche nelle nostre aziende. Grazie, grazie Silvia, grazie mille.